Benvenuti e bentornati di nuovo sul canale. Terza puntata per la serie dedicata allo street bob di Gianluca, dove andremo sempre più a cercare di dargli uno stile club. E in questa terza puntata andremo a aggiungere i soffietti delle forcelle. Se vi interessa, poi in descrizione vi metterò anche il codice. Sono della Motorcycle Storehouse. Andiamo semplicemente ad aggiungere i soffietti alle forcelle. Quindi il lavoro di oggi: tirare via le forche e aggiungere i soffietti. E in questo video oggi faremo un esperimento per vedere se si riesce a fare il lavoro senza tirare via la ruota. Ne approfitto di fare questo lavoro perché, siccome sto lavorando sul manubrio, come avete visto nella seconda puntata, ho il lusso di poter staccare il filo dell'ABS che va al sensore ABS, così in modo da evitare di smontare anche la ruota e il parafango. Normalmente il procedimento è: si smonta la pinza, si smonta il parafango, si toglie la ruota, si toglie il sensore ABS, si allentano gli steli e si sfilano. Oggi noi andremo semplicemente ad allentare gli steli, li sfiliamo, mettiamo i soffietti e li rimettiamo in sede, perché facendo scorrere il cavo dell'ABS, visto che dall'altro lato tutti gli spinotti aperti, ho fatto scorrere il filo dell'ABS in modo da avere questa ricchezza che mi permetterà di tirare giù la ruota quel poco che basta per infilare i soffietti. Abbiamo parlato troppo, andiamo a farlo e vediamo se effettivamente si riesce a fare. Primo step, come dicevamo, dobbiamo rimuovere la pinza. Basta una semplice 10 poligonale e andiamo ad allentare la nostra pinza dalla staffa. Qui qua, mi raccomando, quando arrivate quasi al fondo, andate anche a mano, tenete la pinza e togliamo l'ultimo perno, quello più lungo. Muoviamo un po' la pinza verso l'esterno e la lasciamo qui penzolare beata. Vedete adesso quanta ricchezza abbiamo? Questo qui adesso è la lunghezza necessaria che ci basterà per recuperare questo spazio per sfilare le forche una volta allentati i perni. Ovvio, per fare questo lavoro mi raccomando un cavalletto centrale a pantografo robusto e non cinese con un 5/16. Allarghiamo le forche, vedete, loro scendono. Adesso allentiamo anche un po' da questa parte senza esagerare, senza toglierli. Come vedete sono già scese. Adesso come facciamo a sfilare gli steli dalle due piastre? Semplice, andiamo ad alzare il crick a pantografo in modo da sollevare la moto e far sfilare via le forche. In questo caso chiediamo l'aiuto da casa e ci facciamo aiutare. Bene, adesso andremo a sollevare il crick a pantografo per tirare su le piastre di sterzo e tirare via tutto il gruppo in un colpo solo. Ci proviamo, vediamo. Vai! Leva! Leva! Eccola qua. Ancora un po'. È arrivato. Ecco qua. Mono. Ci mette una sellina e due pedali. Basta ficcare questi. Frena. Prendiamo i nuovi soffietti, li rinfiliamo. Poi questi andranno qui a chiudere la parte cromata e si agganceranno così, fanno lo scattino. Rinforchiamo e tiriamo giù. Meglio di così. Abbassa, lo tengo io bloccato. Bisogna farlo in due questo lavoro. Se dovete farlo da soli, solita procedura: via parafango, via pinza, mozzo, fate tutto da soli in autonomia. Adesso facciamo toccare di nuovo la ruota per terra in modo da dargli di nuovo la stessa altezza. Una volta piazzate di nuovo i due steli all'interno delle due piastre di sterzo, dobbiamo con un calibro andare a misurare l'altezza tra il bullone e la piastra di sterzo, che sia compresa tra i 17 e i 20 mm come da manuale officina. Quindi noi andiamo col nostro bel calibro, io mi aiuto con una piastra dritta, ci assicuriamo che sia tutto ben in piano.
andiamo a misurare e siamo a 17 precisi. Una volta fatto la stessa misura per entrambi i lati, iniziamo a chiudere avvicinando il tutto per poi passare a serrare con la chiave dinamometrica seguendo la forza indicata sul manuale officina della Dyna. Con una chiave dinamometrica andiamo a chiudere i due bulloni di fissaggio degli steli, coppia, io ho impostato su 45, da manuale parla da 40.7 a un massimo di 47.5 Nm. Quindi noi andiamo, tiriamo e stesso lavoro per l'altro lato. E la nostra forcella è di nuovo a posto. Usiamo le fascette in dotazione per andare a chiudere la parte superiore. Mettiamo bene a pacco in modo da non far vedere la cromatura. Stessa cosa. Okay. Una volta fissati la parte superiore e i soffietti, procediamo con rimettere la pinza nel disco. Se non passa con un cacciavite, andate ad allargare leggermente le pastiglie, rimettete in posizione, ricordiamoci del supporto del filo dell'ABS, perno lungo sopra e perno corto sotto. In questo caso andremo a chiudere sempre con la 10 poligonale come abbiamo smontato prima, usando la dinamometrica con una coppia di 45 Nm. Io ho impostato 45, poi sul manuale da 38 fino a 51. Vedete quando fa lo scatto, siamo a posto. Adesso non ci resta che far riscorrere il filo dell'ABS dentro le fascette in modo che ritorni di nuovo come era prima, in origine. Vedete? E lo portiamo di nuovo nella morsettiera, dove poi verrà di nuovo collegato a fine lavori nel manubrio. Bene, conclusa anche la terza puntata della serie Borna Club Style. Abbiamo messo i soffietti e ci vedremo nella prossima puntata. Ciao!